Sei all'ascolto di Radio Giano Public History, la tua radio web con tutta l'energia della storia e della letteratura. Radio Giano Public History ci puoi trovare su Spreaker.com e sul nostro sito gianophaps.it. Amici e amiche di vite parallele a Marcord, il viaggio continua a Genova. Piove. L'ombrello è rotto, suonano i tamburi sul porto. Una ragazza balla e si contorce, sente nel sangue il ritmo primordiale dell'Africa che arriva su un bancale. L'hotel, il nostro, è un palazzo antico e nobiliare. Genova, potenza marinara, sfoggia la bellezza e il suo fulgore nel palazzo reale vicino, che non ho ancora visto, perché rapita dal Porto Vecchio, più Medio Oriente che Mar Ligure. Rima per poeti confinanti col deserto, negozi di mercanti, sorridenti, parrucchieri e commercianti, alibi politici per finti salvatori di patrie dominanti. Alle 11 sento le campane, sento anche la preghiera musulmana. Chiamano i fedeli alla loro religione, mentre a noi cattolici basta un veloce segno della croce davanti a una delle tante chiese. Noi dobbiamo passeggiare, abbiamo fretta di recuperare le ore dolci di una grande fetta di storia e marinai. Piove, l'ombrello è rotto. Suonano ancora i tamburi sul porto. Entriamo in un sommergibile. Dio, ma come fanno a respirare qua dentro, dentro questo loculo? I letti sono distanti un alito di vento, incastonati come i datteri tra gli scogli, tra pomodori, pomelli, motori, verdure, barometri, schiume da barba, rasoi, e pulsanti e bussole geometriche che possono comprendere solo pochi naviganti. Usciamo, la meraviglia, il grande acquario, ecco il mare, quel che non vediamo dentro al piatto condito di prelibatezze, alla fine è un essere vivente, padrone dell'apnea, tra altri esseri viventi, coi piedi sulla terra. Signori noi, di niente di nessuno, che basterebbe il morso di uno squalo, sfuggente ora dietro la mia mano appoggiata sul vetro calibrato a eliminare i sogni miei e di tutta questa gente. L'inganno invece è una medusa trasparente piena di veleno fosforescente che ti conquista dietro la teca incastrata tra due giardini tropicali. Amiche di rane piccoline e colorate e camaleonti grandi quanto la mia mano che fissano tartarughe giganti con un'insalata in bocca, indifferenti alle afose penniche di umani già stanchi di fotografie ed infantili pianti. Piove, l'ombrello è rotto, suonano ancora i tamburi sul porto.
Le navi, oh, le navi sono immense, crociere, immense, merci, e merci, e merci, merci, thanks, Dankeschön. Il porto poi non ne parliamo. I pirati invece, strano. Ormai sono sulla terraferma e ti stringono la mano. Mica come ai vecchi tempi quando i galeoni puntavano i cannoni temendo nell'assalto, no. Oggi non hanno bende a coprire gli occhi, non hanno uncini al posto delle mani tronche. Oggi usano ogni arto e ogni senso per catturarti ed incantarti e dirti: ehi amico, noi ci siamo. Siamo lanterna per lucciole in doppio petto e saio. Piove, l'ombrello è rotto, non suonano più i tamburi sul porto. E certo, siamo noi che non li sentiamo. E ora siamo sotto i portici, tu e io e tu, di via 20 settembre. Litigiosi, come sempre, e un po' più vecchi, ma sempre mano nella mano, coi piedi doloranti e l'orizzonte di una vita spostato verso un altro viaggio. Baci e abbracci dalla vostra Katia Simone.